Quando lo volete evocare, possiamo evocarlo. Evochiamolo mo. Ah, così lo vuoi subito? Ah, mo gliene dico 4. Va bene, allora, non penso di dovertelo scrivere in privato, però penso che tu mi... Ok, sì, sei in. Puoi smutarti e possiamo anche darti il benvenuto. Siamo? Possiamo darti il benvenuto, benvenuto. Eccolo. Ciao Evan, buonasera. Grazie, grazie. Buonasera, buonasera. Ciao. Allora, entro subito a gamba tesa sull'interazione. Vai. Funziona l'interazione, vai. Che blocchi il dash, quindi Volibear non arriva a melee, ma lo stun va comunque off. Lo stun va comunque off, sei sicuro? Esatto, sì sì, l'ho provato un po' di volte con Foma perché abbiamo pensato questa cosa appunto per vedere se funzionasse, okay. Ma non funziona. E aggiungo un'altra cosa, Volibear può andare melee sul target e se è melee sul target non fa il dash, quindi non viene bloccato. Neanche il dash. Ok, mi fido, okay, e vado quindi... a controllare dopo Evan, eh? Vai a controllare, vai a controllare, sono sicuro al 100%. Io lo scrivo, eh? Lo scrivo negli appunti, mi fido. Vai, vai. Se poi casto e mi succede questa cosa, allora... bestemmio in diretta e mi faccio bannare. Come se fosse una novità, tanto, vedi? Com'è? Io non bestemmio mai, rischio. No, no, non a bocca aperta, più che altro. E non quando siamo in streaming, esatto. No, no, non quando siamo in streaming, sì, cioè, proprio le mani che fanno, no. Mannaggia lì, mannaggia lù, mannaggia su. E mannaggia anche... No. Ah, allora, lo presento io. Amici, qui con noi, Ettore Evan, lo strategic coach di Atleta Esports. E questa, ecco, noi avevamo questo dubbio a inizio programma, cioè è ancora lo strategic coach degli Atleta? Lo è di già? Non, nulla, nulla si sa, non esiste nessuna informazione reale. Ce l'hai scritto, okay, nel sottopancia. Ce l'hai scritto nel sottopancia. Vabbè, non l'ho detto io. No, 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 ha fatto... Guarda, io penso che li abbia fatti Nicolò, quindi lascio fare... Speriamo che Nicolò abbia chiesto al presidente, così almeno il presidente significa che gli avrà dato il suo avallo su questa nomenclatura. Perché l'ultima mansione che ho svolto è quella, per quello l'ha messo. Esatto, okay. Esatto. Ma facciamo un rapido e brevissimo appunto su quanto cavolo è bello quel microfono con tipo lanterna. Spettacolare. Bello, bello, bello. Ma è una luce che serve a qualcosa o è solo per figura? È solo estetica, solo estetica. Ah, okay. Chiaramente. Okay. No, allora, no, nel gaming funziona che tutto ciò che è RGB performa meglio. È vero. Infatti, guarda quante cose ho io. Quante cose ho io di RGB. Infatti, non funziono. Vedi. Però, vabbè. Vedi. Tutto lì sta. Allora, io ho altre domande. Per forza, visto che ce l'ho qua. Cosa ne pensi allora di Poppy, visto che noi vedremo la 12.8 come patch principale dell'MSI? Parlami un po' di Poppy. Secondo me Poppy non cambierà, cioè senso, sarà sempre puro counterpick, più o meno alto a seconda di quante informazioni si hanno quando c'è lo spot per Poppy, quindi ad esempio potrebbe essere il tipico counter di Jarvan, sì, vabbè, quello è il caso. Anche se mi aspetto una varietà maggiore in jungle, sempre che ovviamente i team siano disposti a provare i vari jungler cambiati, comunque un po' più di Karthus. Cosa ti aspetti di vedere? È 12.8, no? Sì. Quindi quella attuale live. Principali champion che dovrebbero, come dire, essere completamente diversi rispetto a prima sono Karthus, potenzialmente Wukong, Swain. Questi qua sono quelli che mi vengono in mente, un po' più di Nocturne che già stava entrando più in meta rispetto a prima, quindi anche Nocturne, e sì, fondamentalmente questi, poi il resto, il competitive, specialmente in ambito internazionale, generalmente è un po' lento ad adattarsi, quindi potrebbe essere che non tutte le robe che sono realmente forti in questa patch siano viste, ma rimangono con la lettura fatta prima, perché funziona così, cioè l'abbiamo visto per anni e anni, funziona così. Wukong è un pick che a me interessa molto, perché comunque è anche flexibile sulla corsa superiore. Tra l'altro poi c'è stata anche la modifica di Jace che l'ha reso ancora molto più debole. Quindi magari Wukong, secondo me, potremmo vederlo molto molto di più, oltre perché può essere giocato a giungla, anche top lane. Sì, probabilmente top lane... come dire, non tantissimo, perché è molto specifico, però per quanto riguarda la jungle, sì, potenzialmente è una delle opzioni migliori che ci sono. È top lane, visto l'Ornn, visto l'esistenza di Ornn, potrebbe essere anche un pick in Ornn, quindi potrebbe essere anche in quell'ottica.
Invece un'altra modifica importante che c'è stata sulla corsa superiore, che non so se vedremo in competitive, però lo chiedo comunque, è Vladimir, perché lui ha subito il buff sull'armor. Non so se sarà abbastanza, cosa ne pensi di Vladimir? Secondo me Vladimir non era un brutto campione neanche prima, però sì. Cioè, in realtà il discorso è sempre... quando si parla di ruoli, generalmente quello che succede nelle draft attuali, no? È che ogni ruolo, cioè ogni ruolo inteso come top, jungle, eccetera, ha un ruolo intrinseco nel game che svolge. Ad esempio potrebbe essere questo ruolo tipo engager, DPS AD, DPS AP. E generalmente si fa sì che alcune spunte vengano ceccate, e generalmente la top lane è dove prendi Bruiser e Frontline, quindi roba che ha survivability e possa tankare un po' di più, oppure accesso alla backline tipo Akali o Poke, tipo Jayce, cioè hai questo tipo di tool. Se prendi Vladimir vuol dire che sei costretto a fare quello che ora, cioè il grosso aspettare altre spunte dall'altra parte della mappa. Il grosso vantaggio di Ornn è che ti permette di spuntare due spunte che solitamente c'hai da support e jungler, e sì, quindi che sono Frontline ed Engage. E quindi ti permette di essere più aperto in draft e avere più robe, ed anche più facile da seguire. Invece Vladimir la parte di facilità di esecuzione non ce l'ha. E ha un ruolo molto diverso da quello che solitamente il top laner ha. Quindi il problema di Vladimir potenzialmente è quello, piuttosto che il Vladimir è un good champion, può essere forte. E invece per quanto riguarda la corsa centrale e la corsa inferiore, vedrai... Anzi, vedi nuovi pick? Non mi vengono in mente i cambiamenti, quindi penso che non si vedranno troppe robe diverse, perché se non mi vengono in mente i cambiamenti vuol dire che non c'è roba di troppo grosso, no? Oppure se semplicemente sbaglio, se non sbaglio questa è la patch dove Jinx ha perso HP base. No, Karthus Swain sono, perché Karthus, okay, dipendentemente da quanto lo vogliono trainare, è anche mid laner o bot laner in questo, sì, caso è... E il problema di Karthus è sempre quello là, il fatto che alcune spunte che c'hai durante il game Karthus non le cecca, e quindi devi trovarle altrove. Ad esempio, Karthus rispetto ai mid laner attuali tipo Ahri, no? Non ti dà playmaking in early game, di nessun modo. Può darti Pryo, dipendentemente dal matchup, ma non ci può fare troppo con quella Pryo. Quindi perdi qualcuna di quelle spunte, però il champion di per sé è forte. Quindi se tu c'hai flex potential, quello che puoi fare è... piccare Karthus alto e poi vedere come si evolve la draft. Per quanto riguarda coin flip, no? È un po' pericoloso. No, non se è pericoloso. Bravo, no. Se sei bravo, perché è forte ed è forte, molto forte jungle, forte mid, molto forte bot. Quindi hai tre ruoli in cui il champion di per sé individualmente è forte. Quindi se tu sei bravo a trovare i tool negli altri ruoli, non vedo dove è il problema. Se tu puoi giocare a di midrail, no? E quindi c'hai quel tipo di flessibilità, non credo ci sia un grosso problema nell'avere il Karthus nella draft. Invece un altro bot laner che si è molto visto in Asia, loro, che abbiamo visto poco noi, è Aphelios. Tu pensi che vedremo Aphelios anche da noi? Soprattutto sei come pick alto, dico. Sì, perché è uno di quei champion che fa, come dire, ha tantissima skill expression, e sì, da quella skill expression si può modificare molto il quanto vale quel pick in un game. E poi è un po' un'assicurazione quando arrivi a un certo punto del game, è un po' un'assicurazione nel fatto che ti può effettivamente autovincere un game arrivato, sì, a un certo punto a filo se hai giocato particolarmente bene. Poi sono ovviamente scene di draft in cui il champion è particolarmente poco utilizzabile o forte perché viene annullato dai pick dell'altro lato, però sì, cioè generalmente mi aspetto a Aphelios semplicemente perché il champion è stato così predominante nelle draft fino ad ora, quindi non mi aspetto di vederlo scomparso, però mi aspetterei un po' più di, non lo so, Lucian Nami, un po' più di, okay, come abbiamo visto anche in No Masters, non so se avete visto No Masters, ma c'è un po' più di quella combo più inferiore. Sì. E almeno un po' più magari di questo pick. Almeno una cosa che preoccupa molto è il buff di Thresh nella 12.9, non so se l'hai visto. No, perché non ho visto ti dico che le anime da dare 0.75 danno 1 come prima.
Ok. E poi subisce anche un altro buff che non mi ricordo, non ce l'ho qua la stesura, che gli permette di scalare insomma meglio tramite la passiva. E ricordiamo che la passiva shield, se non sbaglio, aspetta, mi sa sullo shield forse, sì. E il problema è che ora la passiva che ti dà armor e AP non è più 0,75 per anima, ma è uno intero come un tempo. Questa cosa secondo me è pericolosa, perché potremmo rivedere magari di nuovo un Thresh Aphelios o Thresh insieme ad altri campioni come Aphelios. Thresh, Jinx, Thresh, Aphelios è sempre stata un'opzione. Sì, quindi, esatto. Non penso sia... Cioè, non penso modifichi troppo questo, perché Thresh sarà forte sempre con gli stessi champion e sempre negli stessi scenari. Cioè, nel senso, Thresh lo picchi non perché scala bene con le anime, ma per i disengage tool che ha. E quello che non ti dà Thresh non te lo dà comunque, ovvero reliable engage non te lo dà lo stesso. Quindi, alla fine... i cambiamenti a Thresh non sono, cioè non vanno a modificare il kit per coprire lacune e migliorare i punti di forza, ma è un tuning up del champion a livello di numeri e basta. Cioè, il champion è più forte, ma è forte sempre in questi scenari, insomma. Ok, quindi tu valuti Thresh come giusto che sia per via del suo kit e non per i suoi numeri. No, i numeri sono importanti, però ovviamente non sono tutta la storia. Il ruolo del champion sarà sempre dato dal kit piuttosto che dai numeri. I numeri fanno capire quanto è forte. Magari vedremo un po' più di Thresh perché è un po' più forte, però lo vedremo sempre con le stesse accoppiate, sempre negli stessi scenari. Quindi dipenderà sempre se Jinx e Aphelios non sono forti, sono particolarmente scarsi nel meta, Thresh comunque faticherà a trovare un posto abbastanza alto in draft, perché ovviamente i pairing con Thresh devono essere forti di conseguenza anche alla di carry pick. Va bene, grazie. Sei soddisfatto, Revil? Sì, io... Capisco, ti abbiamo lasciato parlare, non ti puoi dire. Sì. L'abbiamo anche detto il perché, però... Insomma, il lato destro di questo schermo... No, meglio. È la parte che ha visto Dottor Strange, quindi è la parte che noi non interromperemo mai durante la giornata. Esatto. Okay. Perché abbiamo potere, esatto, su di voi. Avete il grande potere, esatto, su di voi. Esatto. Ma se io posso fare... Potere come chiedo... quello che in Dottor Strange... No! Se io posso fare domande le faccio sempre, perché imparo. Cioè, vedi, se io sapevo ad esempio la cosa della Q di Poppy, però cazzo, uno stronzo che mi dice no, non lo stesso, per me è importante da sapere. Però trovare lo stronzo che mi dice no, non è che Evan è stronzo, non volevo dire questo, però un po' stronzo, dai. Uno che mi dice no, Revil, guarda anche questa cosa, in realtà, capito, è difficile da trovare. Sai perché Evan non è stronzo? E io l'ho scoperto quando ci siamo visti a Napoli. Lui ha uno zaino arancione con un logo disegnato dietro che l'ha reso probabilmente il mio futuro migliore amico. Esatto, cazzo, pure il tatuaggio, quello non l'avevo visto. Madonna santa. Io non capisco niente di musica, niente. Ma un gruppo sento, uno, sempre e comunque. Sentivi. No, lo sento sempre. Non lo sentivo, okay. Mo perché... Fai bene, giusto così, giusto. Tra così. L'altro vi faccio anche questo rapido rumor: si era vociferato che il cantante di Sam 41 andasse a finire come cantante dei Linkin Park, che avrebbero potuto riprendere a suonare, cantare e fare tutto quanto. E voce smentita da Mike Shinoda, quindi non succede. Ma non sarà la stessa cosa. No. Sì, ovviamente non è Chester, però... No. I concerti di Mike... Certo. Hai visto che belli. Ma infatti io lo sento. Certo che l'ho visto, ti pare? C'ero. I miei due grandi rimpianti nella mia vita sono non aver visto giocare Del Piero dal vivo e non aver seguito un concerto, non aver visto un concerto di Linkin Park. Questi sono. E bisogno di Orn che te li cerca tutti e due. Orn con la mano che ti porta. Io ho rischiato di non vedere un concerto di Linkin Park perché a Roma e a Milano ho avuto imprevisti perché non si è potuto andare. Per fortuna l'ultimo a Monza sono riuscito ad andare, però è stato l'ultimo. Quindi... Io non molto felice come cosa. Anch'io Roma. Vabbè, pazienza, dai. A Monza c'ero anch'io. Andiamo avanti. Sì. Insieme, vedi. Andiamo avanti. Senti, Evan. Sì, andiamo avanti. Perché vorremmo parlare. Cioè, per quanto. No, chiudiamo il discorso del MSI invece, poi parliamo dopo delle European Masters. Volevo capire se invece, a parte i pick delle draft e quant'altro, per quanto riguarda le MSI, tu pensi di avere, e uso queste parole, pensi di avere, perché credo che sia in realtà difficilissimo e forse quasi impossibile,
di avere delle idee su quali regioni potrebbero essere più avvantaggiate. Tu vedi effettivamente, ad esempio, questi T1 che vinceranno a mani basse. Che cosa ti aspetti tu a livello competitivo da questo MSI? Allora, non mi aspetto troppa battaglia. Non mi aspetto i T1 vincere a mani basse. Ma non mi aspetto battaglia fino alla finale, perché secondo me RNG e T1 sono 3-4 spanne sopra gli altri. Mm-hmm. Anche vedendo, cioè, la roba più preoccupante che ho è il come hanno vinto in NA e in EU i team. Perché sì, in entrambi i casi c'è stato un grosso distacco dal team che ha vinto e quelli dietro. Sì. Che è preoccupante. E ancora più preoccupante se quello che ha vinto non era il team che era visto come il team più forte nella regione. E ha vinto con quel distacco sui team che erano visti come più forti di quello. Quindi questa cosa è preoccupante, ma c'è sempre il fattore che solitamente in Asia, o almeno storicamente in Asia, sono stati abbastanza disrespectful nei confronti dell'Europa a livello di lettura dei team. Faccio un esempio: i top contro i Fnatic, top esports contro i Fnatic, hanno letto tutte le cose che i Fnatic hanno sempre fatto, gli hanno fatto lo stesso perché tanto non si erano preparati nulla contro. E l'altra roba è il fatto che per quanto riguarda meta reading sono molto meno abituati a essere, come dire, molto precisi da quel punto di vista in Asia. Sono molto più sul discorso: i miei player fanno bene questo, spingiamo su questo. Quindi quando si cambia un filo il meta, EU è sempre leggermente favorita da questo punto di vista, perché abbiamo più abitudine a doverci sbattere la faccia contro il fatto del cambio del meta. E un esempio è stato quello dei Mad Lions l'MSI scorso, dove i Mad Lions dovevano essere molto peggio delle asiatiche, ma non sono state molto peggio delle asiatiche perché c'è stato un grosso cambio di meta e si sono... Ma perché aiutava quando si cambia il meta in maniera grossa, evidente, siamo un po' più veloci, un po' più rapidi ad adattarci, quindi questo potrebbe essere un fattore positivo. Still, vedo T1 RNG un bel po' avanti, però. Comunque, sì. Ma secondo te il meta di questo MSI è cambiato molto rispetto agli Spring Split? Secondo me la Riot ha deciso che ogni volta le due patch prima dell'MSI devono essere patch in cui sono grossi cambiamenti, perché sennò non sono felici. Però non capisco il perché. A inizio season dissero che devono fare in maniera alternata patch leggera, patch pesante, patch leggera, patch pesante. E questo lo dissero anche due anni fa, però... Sì. Anche due anni fa lo dissero, ma sappiamo che quello che dice Riot e quello che fa Riot sono un po' diversi. E aggiungo il fatto che per una split intera il meta è stato abbastanza poco vario, cioè relativamente vario, mettiamo così, per poi muovere tutto a ridosso delle MSI, che mediamente a me non piace come modello, mettiamola così. Senti, avevi detto... ok, volevi dire qualcosa, perché non avevo capito se il colpo di tosse era perché volevi dire qualcosa. No, il colpo di tosse è perché stavo morendo in quel momento. Non morire, non morire. Non so per quale motivo, infatti capace che mi sfuggerà anche la domanda dalla testa, cioè l'avevo molto flebile qui, ma hai detto proprio che sia... sembra che non sia stato il team più forte a vincere sia in America che in Europa, e si era avuta una simile sensazione anche ai mondiali dell'anno scorso, dove magari G2 non si erano qualificati. Dici, cavolo, allora... se la squadra più forte non è riuscita ad andare, magari una squadra più forte in quell'ambito avrebbe potuto fare meglio. Pensi che in questi MSI ci possa essere un discorso simile, che magari l'Europa non può o non ha tutte queste chance di far bene, perché in realtà quella che si aveva l'impressione di essere la squadra più forte non è riuscita a qualificarsi? No, perché cioè secondo me quella che arriva al torneo mediamente è effettivamente la squadra più forte della regione, o comunque top 2, top 3, quello che è, perché magari in meta può cambiare. Ad esempio ai mondiali probabilmente la squadra più forte e più preparata sono stati i Rogue, ma un grosso ma è il fatto che i Fnatic non avevano upset, quindi non erano la squadra che si era qualificata. Però non erano stati Mad Lions come performance, non hanno fatto vedere nulla di particolarmente interessante. E quindi
là ti viene un po' il dubbio, però poi pensi, ma G2 hanno fatto abbastanza schifo durante la split, perché sono più forti degli altri? In realtà non lo sono, quindi è più un problema di percezione quasi. Di percezione del perché non funziona quell'iterazione, perché probabilmente un player più esperto è più pronto per quel palcoscenico, no? Quindi effettivamente c'è una minima differenza di come potrebbero performare quei singoli player, perché la pressione la regolano in maniera diversa, perché sono più abituati. Però l'iterazione di team comunque funziona o non funziona, a prescindere da quanto i player individuali siano pronti in ambito internazionale. Cioè, insomma, se non funziona in Europa, perché dovrebbe funzionare fuori dall'Europa molto meglio di come non funziona in Europa? Magari potrebbe performare meglio di un altro team, quindi del team che ci è arrivato come primo, però comunque non si parla di un abisso in meglio. Cioè, potrebbe essere poco meglio, ma difficilmente tanto meglio. Tornando invece, andando all'European Masters, noi abbiamo avuto modo di confrontarci privatamente su alcuni aspetti, alcune cose, anche in merito a quello che avevo scritto io. E come, cioè, ci puoi raccontare la vostra esperienza in prima persona di questo European Masters? Ha funzionato? Cos'è che non ha funzionato? O magari ha funzionato tutto, ma semplicemente il livello è questo, non degli atleti in sé, ma delle squadre italiane, ecco. Come ti dicevo quando vi ho parlato in privato, è molto, come dire, limita molto il quanto puoi fare, quanto si può fare in positivo quando ci sono su 16 squadre 13 da major, sì, che hanno risorse differenti, ed è un qualcosa che non puoi non contare. Infatti, soprattutto sottolineavi tu, scusami se ti interrompo, il fatto che anche nei play-in ormai c'è il seeding, e va a significare che le squadre che magari erano di major region o che prima magari potevano finire anche nello stesso gruppo, adesso finiscono quasi sicuramente in gruppi diversi perché hanno un seeding più alto di tutte le altre. Esatto, e l'esempio grosso è quello dei Machko, appunto, che comunque nel passato l'Italia ha trovato gironi facili dove poteva fare 6-0, 5-1, quello che era, e non è questo il caso, perché comunque ti trovi nel gruppo i Barça, e gli Entropic non sono, cioè sono un buon team, gli Entropic sono un caso, quindi togliamoli dal conto, perché aggiunto a questo c'è il fatto, come ti facevo anche notare, il fatto che Barça e Entropic nella realtà dei fatti non sono arrivati nel group stage, quindi non erano neanche i due team più ostici che potevi trovare, e sono tutti ostici, quindi il fatto che non puoi avere un seeding da permetterti da, cioè, il miglior team, il peggior team che ha avuto lo shot per vincere la best off e andare in group stage sono stati gli Iron Wolves o gli IGN, che sia probabilmente IGN forse, però una volta che arrivi secondo nel gruppo comunque ti scontrerai contro Vitality, K-Core, più Unicorns, cioè diventa comunque complicato poter passare il play-in e arrivare in group stage per un team che parte da minor, perché il seeding sarà molto più ostico rispetto a un team major, e questo non è indifferente, e di conseguenza, siccome ci sono team major in più in play-in, ci sono più team major in group stage, è diventato più difficile. Per quanto riguarda livello interno, da come abbiamo visto noi, a livello di gruppi non esisterà mai un gruppo facile, come dicevo prima, per questo fattore di quante major ci sono, e i team delle minor erano Team Fantasma, stesso seed nostro, sì, e l'altro era altro seed della pool 3 come noi, quindi non li puoi incontrare, quindi sicuramente avrai in group stage tre team di major. Anche perché quelli che stanno nella quarta fascia sono in realtà le prime escluse delle major. Esatto. Quindi sono comunque altre major che ti vai a beccare sostanzialmente. Esatto. Quindi il gruppo sarà quello. È arrivato in un gruppo del genere, quello che fai è cercare di capire il meta meglio di loro, cercare di avere qualcosa in più, che secondo me c'è stato, però la differenza tra il team molto forte e il team buono è quanto consistentemente nei momenti clutch tu performi. E la differenza, specialmente nel primo game contro Unicorns e LDS, è stata quella, perché se voi riguardate il game, c'è un momento specifico in cui potevamo vincere il game o potevamo perdere il game, sì, e il game è andato dall'altro lato. E onestamente non sono completamente
insoddisfatto perché si è visto che si poteva fare qualcosa in più, non sono soddisfatto per il fatto che qualcosa in più si poteva fare, quindi dovevamo, cioè mi sento un po' come se siccome c'è la possibilità dove essere presa quella possibilità che un po' ti lascia la mano in bocca, però secondo me si è visto che non è un gap incolmabile, ma che comunque il fattore di differenza di peso di Riot nella regione esiste, e quello è cioè non puoi farci nulla, quello devi accettarlo e devi cercare di andare oltre quel fattore, è l'unica cosa che puoi fare. Esatto, anche perché io credo sinceramente che non sono un fautore della divisione in accredited e non accredited, anche perché finché mantieni questa divisione diventa difficile dire, anche se tu avessi un sacco di soldi come org, diventa difficile essere appetibili per determinati giocatori che magari vorresti, e comunque non ti porterebbe chissà quali risultati a livello di visibilità che potresti immaginare, quindi diventa anche difficile da quel punto di vista. Poi io sono uno anche che non apprezza molto i play-in, e a questo punto, proprio perché magari praticamente è diventata una lega tra le major, tra le non tra le accredited, non sarebbe meglio fare un'unica fase a gruppi, a gironi, che può essere a 24 squadre, perché in realtà le squadre che partecipo sono effettivamente 24, che arrivano tutte 10 le leghe, le competizioni, e 20, a gironi, 6 gironi da 4, 24 squadre, passano le prime due e le migliori terze. Bon, e si va avanti poi con le best of 3, best of 5, poi si decide successivamente, perché almeno se parliamo, cioè se uno deve andare alle EU Masters perché giustamente vuole ricercare un minimo di visibilità, ma vuole ricercare anche la possibilità di confrontarsi contro altri team per abbastanza tempo, non solo fai il girone, ma magari alcune realtà riescono a passare anche poi il primo turno playoff, il secondo turno playoff, poi magari si fermano perché poi lì effettivamente diventa un dominio delle accredited. Però se tu il dominio delle accredited lo fai partire già dai play-in, praticamente diventa inutile. Al Comic-Con con Sequoia abbiamo un po' brainstormato su questa roba del problema delle accredited in un Masters. Fondamentalmente qualsiasi soluzione in cui tu includi accredited e non accredited sarà comunque con un peso specifico che sposta sempre tanto verso le accredited, quindi c'era sempre poca visibilità, c'era sempre uno shot un po' e sarà sempre meglio. Esistente e inesistente. Esatto, e lui pensava che l'unico modo probabilmente sarebbe quello di fare due tornei, quello per accredited e quello per non accredited di EU Masters, con alternanza di giorni o alternanza di game, per far sì che entrambi abbiano visibilità simile. C'è il torneo forno più debole, che però crea comunque quella divisione, cioè nel senso potrebbe essere una via di mezzo migliore, però comunque limitante, perché ovviamente un non player sarà contro ancora altri team forti così. Lo so. Sì, ma boh, più o meno, perché alla fine vuol dire che in Scrim ci sarà molto più spazio per te che sei fuori da quel torneo di giocare Scrim contro i team più forti, quindi sì e no, mettiamolo così. Il discorso principale è che comunque i player saranno molto meno incentivati a venire a te perché non partecipi al primo torneo europeo, ma partecipi al secondo torneo europeo. Ma è già così di fatto, però. Sì e no, perché comunque se un player vince PG o Greek League, comunque va in group stage di EU Masters. Però gli devi offrire un bello stipendio. La differenza di quello che devi offrire non è troppo grossa, cioè il problema non è quanto devi offrire più di quanto offrono gli altri, perché magari va bene anche offrire lo stesso, perché quello che gli sta offrendo dall'altro lato è un team di media classifica di Major, loro vogliono fare EU Masters, quindi vengono a te. O addirittura Second Division. Esatto. Ma quello che secondo me fa postare l'ago della bilancia è che a parità di soldi investiti all'org, l'apporto di Riot è molto più grosso per un accredited, quindi il reale valore economico che tu hai come org è molto più alto, perché c'è il tuo e Riot, mentre in un accredited è praticamente solo il tuo. Esatto. No, ovviamente è una differenza non indifferente, però sì, non è detto che tu offrendo la stessa cifra ai player sia scartato a priori perché vada sempre in major. Quello non è sicuro, quello è un po' dipendentemente dall'obiettivo del player. Il Masters rimane una vetrina importante, diciamo che se oltre allo stipendio più o meno pari
ti offrono anche un team che è abbastanza competitivo e che quindi può effettivamente vincere, non sei tu l'unica stella, ma siete 4, almeno 3-4 giocatori di livello e che quindi può puntare a vincere l'European Masters, è ovvio che diventa molto più appetibile. Però io sono d'accordo con questo discorso, perché secondo me il problema è di fondo, cioè non dovrebbe esistere questo, o meglio, forse dovrebbe essere fatto in altro modo, così è troppo netta la differenza tra le accredited e le non accredited. Però se proprio devi farla esistere, allora fai due competizioni europee, fai come esiste la Champions League e l'European League e l'Europa League, adesso esiste addirittura la Conference League, figuratevi, la terza divisione europea nel mondo del calcio, cioè l'Italia, siete pure in finale, no l'Italia, siete pure in finale, torniamo. Però rimane comunque una vetrina importante. Allora, su League of Legends, visto che si vuole mantenere questo tipo di divisione sempre più netta, tra l'altro, perché questa è la cosa che a me fa rabbia, che diventa una divisione sempre più netta e sarà sempre peggio di fatto, anche se magari virtualmente non lo è. Allora, hai fatto l'European Masters, fai un'altra competizione, Riot si becca pure un altro sponsor, perché così avrai un altro sponsor per l'altra divisione inferiore. Un altro spot da main sponsor, cioè, sì. Come? Hai un altro, cioè, fondamentalmente questo è l'Amazon European Masters e hai un altro main sponsor da poter inserire. Perfetto. Quello sì. Esattamente, esattamente. Quindi, boh, ci sarebbe da guadagnare per tutti in giorni diversi. Hai anche una vetrina per altre squadre, per più squadre che arrivano fino in fondo. Cioè, quando è nata l'Europa League o quella che era la vecchia Coppa UEFA, perché una volta esisteva solo la Coppa Campioni, poi c'era la Coppa UEFA, cioè all'epoca c'era Coppa Intertoto, c'era la Coppa delle Coppe, c'era di tutto. Quelle lì sono nate proprio perché a un certo punto si sono resi conto, sì, ma a vincere la Coppa dei Campioni sono sempre le stesse squadre che vengono dalle leghe più forti economicamente, che possono investire di più e che si possono prendere i giocatori migliori. E ma io sono parzialmente in disaccordo con questo, perché non è realmente così. Per quanto riguarda la Champions non era così, ma la grossa differenza è tutto, cioè nel passato e anche nel presente e anche in League of Legends, è il bacino di utenza dal quale vai a attingere per quanto riguarda il cambio generazionale. Sì. Ed è una cosa che secondo me non è particolarmente pertinente con Riot, quanto con il movimento che c'è dietro League of Legends in sé nella nazione. È il grosso problema in Italia, che differentemente da Francia, dove invece è l'opposto virtuoso, no? Sì. È la visione che sia a livello nazionale, o comunque il quanto viene spinto, il quanto sia parte della cultura, perché ad esempio l'Italia nel calcio ha fatto sempre bene, perché tu nasci e vieni buttato che in cortile giochi a calcio, che ti buttano nel campetto nella scuola calcio, cioè tu vieni buttato nel mondo. Invece questo non esiste con League of Legends, più o meno correttamente, più o meno normale come cosa, però ci arrivi anche in questo tardi, momento, forse, quando ci arrivi. Ci arrivi tardi perché è il momento in cui puoi scegliere per te stesso, è il momento in cui puoi iniziare a giocare League of Legends, o devi avere una famiglia particolarmente aperta, una famiglia che oppure devi farlo di nascosto, la famiglia, cioè sono un sacco di fattori che culturali che limitano l'Italia, creati a priori dal punto più alto, cioè senso, più in alto inizi a spingere queste cose, più è facile che dal basso vengano recepite, perché se viene detto dalla televisione nazionale, l'esempio italiano, videogiochi uguale dipendenza, allora il genitore che non conosce nulla va dal figlio e fa: vai via dal computer, vai a giocare a calcio con i tuoi amici. Esatto. Questi gli dicono pure: vai a drogarti. Piuttosto che è meglio, all'età prima non facevo le pene. Esatto, normale. Fatti a drogare come i bambini normali. Senti, ti volevo leggere. Le canne e scopavo tutto il giorno. Fingevo. E la conseguenza di questo è la creazione di major o minor. Perché se ci pensate, dove sono i posti più all'avanguardia da quel punto di vista? Sono Francia, Spagna, Polonia. Sono posti molto all'avanguardia da quel punto di vista. Katowice era un centro sportivo da sempre. In Italia non mi viene in mente nessuna città per dire un centro sportivo. Forse solo Milano può iniziare a pensare qualcosa, anche perché magari ha ospitato ad esempio le finali internazionali di Rainbow Six Siege, perché fanno diversi eventi. Tempo di cartone, la connessione, la differenza di Deogemo sta spingendo, raga, perdonate.
Ci sono, mi si sente di nuovo? Spero sì. di sì. Ma sì, l'audio sì, va sì. via pure, eh? No, o solo no. il video? Oddio, questa, no, volta, no. questa volta era andato un po' via. Vado un po' perché non dovremmo farla in Sicilia, Degemo? Sentiamo. ma in realtà funziona sempre benissimo. E oggi ha deciso così, Win 3... hanno problemi, non posso farci niente. Ogni no, volevo leggervi al volissimo il messaggio di Keck Galaxy. Vai. Che dice: il concetto è fortemente diverso relativo, perché le squadre che vanno in Conference League si scontrano regolarmente con quelle che vanno in Champions nella propria nazione. La soluzione secondo me sarebbe creare dei grandi cluster continentali. Regolarmente... vabbè, due volte all'anno. Insomma. Sarebbe creare dei grandi cluster, sì, ma continentali. Ma poi vanno a perdere pure dal Bologna, per dire, quindi... quello è stato esatto. Radu, però. Vabbè, non è stato l'Inter. Stato... mamma mia, lasciamo stare per favore. La soluzione secondo me sarebbe creare dei grandi cluster continentali tipo Italia con Spagna e Portogallo come major, Francia con il Belgilux, NLC eccetera, in modo da avere solo regioni major e supporto pari per tutti. Quindi... stiamo parlando della Superlega. Esatto, la Superlega. Il discorso qua è che Riot investe tot soldi e sì. li divide a seconda dei posti che gli convengono di più. E il discorso è che se tu crei delle macro regioni e Riot investe comunque gli stessi soldi, la divisione sarà sempre più verso le nazioni specifiche che hanno un supporto maggiore da parte dei fan, per far sì che ovviamente il loro prodotto, che è il game di League of Legends, sia spinto più in alto possibile. E questo Spagna e Francia lo permettono. Italia no, la cosa peggiore di tutte è che siccome per un fattore linguistico NLC la spingono più del dovuto, perché NLC di per sé non è un torneo con chissà che fanbase incallita, è un torneo abbastanza, anche nuovo ovviamente, però abbastanza sì. ignorato dai fan, però semplicemente per il fatto della lingua inglese... Sì, però siccome i caster sono in lingua inglese, il prodotto è in lingua inglese, cerco di spingerlo di più perché è il prodotto più vicino a LEC durante la split. Ovviamente poi c'è o Masters, ma prima di o Masters il prodotto più vicino a LEC è NLC, perché i caster da cui attingere sono pure quelli. Gli stessi. Sì, 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 ma perché quindi... la pool da cui attingere è quella. Esatto, esatto. Poi hanno anche due Academy, quindi a maggior ragione... vabbè che una non conta in realtà, però vabbè. Facciamo finta che abbiano due Academy. Una, qual è? Perché quella... hanno gli Astralis. Hanno preso gli Astralis hanno il team di O-Masters in LEC e il team di Second Eve l'hanno messo in NLC. Hanno sbagliato un po' con i conti. Tanto rimarranno per poco, cioè parliamoci chiaro, credo che il prossimo anno se ne andranno in qualche modo. No. Qualcuno si compra lo spot di Astralis, perché non si può andare avanti così. Ma guarda, ne ha parlato anche lui in settimana, non è un mistero per nessuno, ormai se ne parla da un po' che Karmine Corp, come anche i Koi, sono interessati e hanno la possibilità anche economica di prendere uno slot e hanno la fanbase per attirare Riot Games, se ricordiamo. Esatto. Il problema è che loro probabilmente sarebbero voluti entrare con l'allargamento. Ora io è una cosa che dico da qualche mese, e non settimane, ma da qualche mese, che siccome queste sono cose che vanno, che si fanno per tempo e per le lunghe, più ci avviciniamo al Summer Split senza notizie ufficiali su un eventuale allargamento e senza notizie anche di rumor, perché poi a parte il rumor di 6 mesi fa di Pablo Suarez sull'allargamento nel 2023, poi non è spuntato più nulla, secondo me salta anche per il 2023, perché ricordiamo che doveva essere per il 2022 causa Covid, proprio perché tutto deve essere programmato per bene, avevano passato al 2023, siamo a maggio, io personalmente credo che sia molto difficile aspettarsi un allargamento nel 2023. Cioè, secondo quindi te, se qualcuno vuole... Secondo te hanno dato 2 anni di stipendio, che stipendio, a Reckless senza la certezza di entrare nel 2023 nei Karmine Corp? A quel punto mi aspetto che se lo comprino. Però serve un investitore. Perché non c'è solo il fattore di comprare, perché Riot Games c'ha un po' di come dire, possono fare anche una partnership, se, qualcosa. No, più che altro, se competitivamente parlando alcuni dei team non soddisfano i requisiti Riot, possono essere forzati fuori, tra virgolette forzati. Vero. Ovviamente c'è un buyout minimo, però in questo caso si guarda la storia competitiva di Astralis e SK
di parte pure, secondo me i limiti per forzare specialmente Astralis fuori da LEC, Riot dovrebbe averli, quantomeno di forzare una talk con K-Corp che non costi troppo ai K-Corp, perché comunque quando entrano i team, a prescindere tutto, devono fare, c'hanno un buy-in, un prezzo da pagare. Esatto. Solo che sicuramente quando loro sono entrati, questi team sono entrati e hanno pagato più o meno 8 milioni di euro, giusto? Ora, per chi entra dopo, solitamente viene a costare un po' di più chi entra qualche anno dopo. Intendo quando c'è un allargamento, non quando va a comprare uno slot di qualcun altro. Perché quando va a comprare uno slot di qualcun altro, chi vende imposta un prezzo e si contratta su quel prezzo lì. Ricordiamo che BDS hanno comprato lo slot dello Shulk 04 a 30 milioni e lo Shulk l'aveva comprato a 8, quindi ci hanno guadagnato più o meno 20 milioni di euro. Ora, gli Astralis, se vogliono vendere, se nel caso dovessero vendere di loro spontanea volontà, io non penso che andrebbero con cifre totalmente diverse. No. Mentre se si parla di allargamento, non essendo tu il primo, ma arrivando comunque dopo, se non pagherai 8 milioni di dollari di euro, ma almeno il doppio credo di sì, che però non sarebbero i 30, sarebbero comunque la metà di quelli che ti costerebbe comprarlo da uno che già ce l'ha. E questo è l'inghippo, secondo me, il problema. Quindi se i Garmin Corp trovano uno sponsor, secondo me, importante, che vuole investire seriamente su League of Legends, allora è un conto. Altrimenti la vedo abbastanza difficile, a meno che, come dice Evan, invece non sia Riot a forzare il cambio di questo. Perché, cioè, li ha nominati lui. Per me Astralis ed SK in questo momento non danno nessun valore aggiunto all'LEC, né a livello competitivo, un sacco né di base per mediatico. Dici? Agli altri, danno contento agli altri, non a loro, ma agli altri. Esatto. È vero che non fanno 0-14, perché se facessero 0-14, 3-4, non c'era bisogno. Diciamo. Scusami, no, no. Era 0-18, hai ragione. Possono farlo, nessuna... A parte però che 0-18. Per ora. Sì, però non lo fa. Per ora. Dai, il nuovo team vincerà e andrà sicuramente ai play. Hanno fatto il grosso upgrade togliendo uno dei giocatori che ha giocato meglio. Anzi no, il giocatore che ha giocato meglio probabilmente. Hanno adesso gli Astralis sono diventati gli Splice 2019. Ma i Villarzilla con downgrade. Villarzilla Splice Astralis. con dei grossi downgrade. È chiaramente un team da mettere in EU Masters, cioè in IRL intendo. Sì, perché non è un team da ci arrivino, No, senza scherzare, non è detto che arrivino Masters con quel team. E non è detto. Ed è preoccupante se le dice un team che forse non arrivino Masters. Come fanno? Allora, Astralis hanno fatto. Andiamo a vedere lo storico di Astralis, vai. Ora sono curioso. Rainfire. Io ti leggo il volo. Galaxy che dice se allineano la struttura con Valorant l'allargamento a 16 team ci sarà già nel prossimo Spring. No, 16 team no, al massimo fanno 12. Al massimo. No. Di cosa se allineano la struttura con Valorant l'allargamento a 16 team ci sarà già nel prossimo Spring. Ragazzi, a 16 mi pare un po' troppo. No, 16 troppo. Con Astralis hanno fatto 9 posto, 7, 8 a pari merito, 10 posto. E l'ultima split hanno fatto 3-15. E quando erano Oregon hanno fatto playoff, forse al primo split. Primo split in assoluto. Hanno fatto playoff sicuramente. Sono andati in finale Master. Con vinto Masters, è vero. Con Forgiven, esatto. Con Forgiven. Ma con Oregon sicuramente sono arrivati in una finale di LEC con upset. Però ad esempio, quelle dobbiamo... A quell'European Masters gli Oregon erano stati invitati, non si erano qualificati. Esatto. Il primo European Masters disputato in assoluto, furono 7-8 team, non mi ricordo quanti, invitati, e gli altri che si qualificavano dai vari campioni, perché ancora era una forma un po' ibrida. Ah, non finale. Test. Ah sì, no, hanno fatto finale. No, hanno vinto, poi hanno vinto. No, dice gli Oregon. Gli Oregon lì sì, hanno fatto... Sì, vabbè, i No Masters hanno vinto prima l'anno dopo in LEC sono arrivati in finale con... non c'era... Mi sono confuso, non c'era Upset, ma c'era Cold in Jungle, lo ricordavo, e Patrick AD Carry. Però forse era Alfari, Cold, Nuke Duck. Però forse ancora non erano gli Astralis, sai? No, era Oregon. No, erano Oregon.
Sì, nel senso non erano sotto, perché c'è stato un due split un anno in cui si chiamavano ancora Oregon, ma stavano sotto Astralis, ma non mi pare che fosse quell'anno lì. No, sono entrati nel franchising di LEC come Oregon. Insieme ad Astralis, che erano già uniti ad Astralis, perché il motivo per cui sono entrati sì. era che c'erano le facilities di Astralis, eccetera. Non mi ricordo però. Esatto. Che sì, anno sì. era quello del franchising? 2019. Allora il sì, primo allora anno, sì, erano... primo anno 2019. Erano già Astralis sotto Astralis. Oregon Astralis. Sì, sì, sì. Ok, perfetto. Però si sì, hanno fatto vedere. Quello e poi hanno fatto ottavo posto, terzo posto, no, quarto posto e decimo posto. Come poi Oregon. Sono di Astralis, effettivamente tutti hanno fatto effetti. Hanno fatto ancora peggio. Sì. Sì, no, Astralis e Deskay sono, cioè, se tu pensi, un LEC sempre a 10 squadre, ma è da cui togli Astralis e Deskay e metti Carmine Corp e Koi. Cioè, svolti. Per la fanbase, livello... i Koi la settimana scorsa hanno fatto 500.000 followers su Twitter. Vabbè, i Koi hanno dietro il caster più grosso al mondo, forse. Certo, appunto, ma è quello il valore aggiunto. Esatto, ma sono d'accordo. Avere Koi e K-Corp con una delle... dei brand di streaming più grossi in Francia e il caster più grosso al mondo è Piqué. Direi che sono abbastanza grosse come che... org da prendere un sacco di fan. Credo che Riot farebbe carte false per averli, però finché ha le mani legate non può buttare fuori qualcuno, può solo sperare che succeda. Si vedrà. Sì, ma credo che K-Corp siano indirizzati per farlo subito e Koi siano più... Cioè, questo sia più l'anno per capire l'investimento nell'eSport, come secondo loro effettivamente devo cliccare. Possa diventare remunerativo in qualche modo. Cioè, con i loro numeri sicuramente, secondo me, un guadagno economico ce l'hanno se giocato bene a livello di branding. Quindi penso che entrambi i team finiranno... Se, ovviamente, cioè, se il progetto dell'org lo immagina, finiranno in LEC, perché Riot li vuole e perché l'immagine che hanno è già abbastanza grossa per farlo. Esatto. Allora, ultima domanda da parte mia, poi se Andrea, Emanuele oppure Vischio o Revilvege o qualcuno in chat ha delle domande, iniziate a pensarle senza problemi. Proprio per quanto riguarda gli influencer all'interno del PG Nationals, sai per caso se Britz ha superato il behavior check? Non ne ho idea, ma okay. Ho dubbi sul fatto che lo faccia. Ho dubbi fortissimi anch'io, sicuramente, però qualcuno dice che anche lui stesso in realtà lo ha detto, che nel caso non dovesse passare il behavior check, che credo che sia al 99% fattibile il fatto che non lo passi, sarebbe comunque intenzionato a tornare per questo Summer Split in qualche modo nel competitivo. Lui dice anche come coach o come assistant coach, insomma, mettendoci... la faccia. Tu pensi, al di là di quanto possa essere bravo, non bravo, questo non mi interessa, che possa realmente essere una soluzione? Perché in realtà invece sono convinto che se non è la soluzione per eventuali numeri italiani, per portare ancora più conoscenza in Italia dell'eSports, di League of Legends in questo caso, la soluzione va ricercata all'esterno della community e non all'interno. Sì e no, secondo me la community c'ha un sacco di livelli, per ora il livello della... di chi segue gli streaming, in questo caso di Britz, e chi segue PG non è una fanbase che si incrocia in maniera completa, quindi c'è spazio per attingere da lì, e la roba di Britz in uno staff aiuterebbe a portare parte dei viewers, no? A vedere PG più costantemente, poi magari ad affacciarsi al prodotto. Fatto sta che secondo me la viewer base di Britz conosce PG Nationals, quindi esatto. Se non lo guarda, ha deciso di non guardarlo, quindi comunque difficilmente diverrà un fan accanito di PG, ma probabilmente guarderebbe PG, quindi aumenterà il numero di PG, mentre c'è Britz. Quindi quello potrebbe essere un fattore, ma non è un fattore, una soluzione long term, quindi sono d'accordo che bisogna vedere al di fuori di questa community, non della community League of Legends, perché la community League of Legends che esiste è molto più grande di quella che segue PG. Cioè, si può vedere anche per i record fatti durante i mondiali, no? La casual fanbase come numero esiste, però non c'è un piano troppo mirato a prendere, attingere da quella parte di fanbase, o comunque non so,
Sì, non si riesce a cacciarli, cioè uno deve andare lì con la lancia tra i denti e... però sì, dicevo, c'è da dire che probabilmente neanche gran parte della casual fanbase italiana è a conoscenza dell'esistenza di PG stesso. Cioè proprio fatto però che vedi, quando però ci sono eventi maggiori, gente che di norma non vede il PG National viene a vedere le live. Perché conosce l'esistenza dei mondiali di League of Legends, quella del PG Nationals. E lì ovviamente c'è un fattore comunicativo che si può, come dire, provare a sviluppare, però è veramente difficile da... Però vedi che cosa cambia, allineare. Cioè, che cosa cambia nello show? Probabilmente la gente va a vedere i mondiali o un torneo maggiore perché sa dell'esistenza del player, perché l'ha visto magari su altri live o su altri video e quindi c'è un collegamento magari emotivo. Il discorso è che la gente conosce Hager ma non conosce Xonix, per dirla. Sì, c'è un sacco di fan che magari conoscono i G2, conoscono Reckless, conoscono un po' gente sparsa e quindi quando c'è questa riunione ai mondiali di tanta gente che un fan casual potrebbe o dovrebbe conoscere, specialmente per quanto riguarda Faker come icona insomma di League of Legends, allora lì il fan va a guardare perché c'è quel player, perché c'è quel team che ovviamente non c'è in PG, non sta guardando il prodotto di Riot Games del game giocato, ma sta guardando Faker che gioca. Esatto. E lo sa perché segue Faker, lo sa perché segue quell'altro player, lo sa perché segue quel team, e ovviamente tutti questi modi per raggiungere il torneo non esistono per PG, perché quale player di PG è prima un'icona che viene seguita dalla community casual italiana? Spoiler, nessuno. Allora, io volevo rispondere a Sedobren e vorrei anche chiedergli se il suo nome deriva da Ratman. Te lo chiedo perché sarebbe veramente meraviglioso. C'è questo personaggio del Signore dei Ratti che si chiama Sedobren Gocce, quindi voglio sapere se il suo nome viene da là. Lui dice: il mio problema con PG è che non trovo un team al quale affezionarmi. E o Master lo vedo con la speranza che le italiane facciano qualcosa, mentre lì sì, la tifo e la seguo. Ora, un'idea sul team al quale affezionarti te la posso dare con... Guarda quanto è bello sto ragazzo qua. E anche quest'altro, cioè ce ne hai due. Io non facciamo... Mi dicono sempre che sono simpatico, comunque oggi faccio l'umile. E poi sei su un canale molto bello che ti potrebbe aggiornare giornalmente su quello che hai vuoi sapere sul PG in generale. Quindi Team Revil, lo so ragazzi, Team Revil, siamo tutti, anch'io sono Team Revil, quindi non è che c'è molto da fare. Quindi non è che... Però sono molto molto... A parte anche volevo sapere la squadra che tifi di LDC. E poi, come mai non trovi un team a cui affezionarti? È perché magari, sai, seguendo un player ti affezioni, poi c'è il dramma con questo player, quindi magari sai che player X che tu segui ha un dramma con il player Y e vuoi vedere il match tra questi due. In Italia quando succede questa cosa? Infatti, ad esempio, ora che LMSI sono tornati di One, io mi aspetto... molti più views in più rispetto alle MSI dell'anno scorso in cui non c'erano, perché c'erano magari in pratica se non è che i G2 che l'anno scorso non c'erano, in pratica se Blitz non è per cosa, ma i Mad Lions non hanno lo stesso impatto mediatico che hanno i G2. No, vabbè, neanche certo. Vicino appunto, certo. Quindi questo MSI invece hai di nuovi T1, hai di nuovo che l'anno scorso non c'erano, hai di nuovi G2 che l'anno scorso non c'erano. A livello di impatto mediatico questo MSI è una bomba. Hai comunque gli RNG che ci sono, che sono il classico della Cina, i quelli più famosi probabilmente. Io volevo i V5. Lo so, next time. Non lo so, non sarei arrivati neanche in finale a sto giro. Lo so, tu te l'aspettavi, Evan? Sono un sacco di team forti, quindi non mi aspettavo nulla. Cioè, sono partito con zero aspettative specifiche. E non sono... I V5 hanno fatto un sacco bene. C'hanno Rookie che io adoro, però. Rookie è Faker. Ah, pensavo che era tuo fratello. Stai dicendo. Rookie potrà diventare un Faker. Rookie è uno dei pochi player che può avere la carriera alla Faker, mettiamola così. Senti, io ti avevo promesso mezz'ora, ti ho preso un'ora quasi, quindi ti ripeto che sei libero di dire andate a fa e ciao, questo da sottolineare. E l'ultima domanda, non so se Revil o Deo ce l'hanno.
No, mi ha fatto vorrei chiedere alcuni rumor, però poi glieli chiedo in privato, ci mancherebbe. Non vedo l'ora che esce la 12.9, così possiamo parlare anche di quella, Evan. Non vedo l'ora. Ok, va bene. La domanda ultima, velocemente, ce l'ho, tu ce l'hai scritto sotto, c'è scritto Strategic Coach. Ora, il nome potrebbe essere abbastanza fattibile, insomma, dici Strategic Coach, coach strategico, ma essenzialmente, che cosa fa uno Strategic Coach? Sai. Allora, vi spiego un segreto. Quando leggete i nomi degli staff e cercate di indirizzare a cosa fa quel ruolo, nel 99% dei casi, niente, lo sceglie head coach. Ok, quindi è allora, il nome ogni ruolo questo. Ogni ruolo al di sotto dell'head coach è comunque in funzione di cosa serve all'head coach e in funzione a cosa serve ai player, quindi non è mai una roba specifica. È... quindi, a parte del l'unico coach... ruolo... La roba che sai è data analyst, capisci più o meno che indirizzo ha. Nessuno lo sa, non diciamo stronzate. Vabbè, data analyst, traduci il termine in italiano e fatto, cioè capisci cosa fa, ma quello che fa nello specifico, quello che fa nello specifico, cioè cosa svolge per l'head coach, è molto specifico quello che l'head coach chiede al data analyst. Lo scout analyst più o meno sai cosa fa, ma che tipo di scouting si parla dipende da... quello che effettivamente chiede l'head coach e così via, cioè sono tutte cose che dipenderanno da il lavoro che vuole l'head coach da quel singolo elemento dello staff. Quindi sì, cioè fondamentalmente i meme del canale, comunque Evan, non so se lo stai facendo apposta. Non lo sto facendo apposta, non lo sto facendo okay. apposta. Come ti definisci allora? Strategic coach è il ruolo che, cioè, visto la mia area di esperienza e dove sono particolarmente bravo, quello è il ruolo che mi do, ma poi quello che posso fare spazia a seconda di quello che serve, in questo caso a Foma. E comunque nel passato più recente sempre è stato dipendente da Foma, quindi ci abbiamo delle dinamiche già ben create, quindi non abbiamo... Non c'è più bisogno di come vuoi che ti chiami, no? Perché alla fine fondamentalmente quello che facciamo io e lui non cambierà a prescindere dal nome che c'ho a fianco a coach, quindi quello sì. Merci. Thank you very much. Merci beaucoup. Ah, io una domanda non ce l'avrei. Mo mi in questo momento. Vai. Però velocissimo, dai. Sì. Si arrabbia, non viene più. C'è sempre stata la coppia Foma Evan. Mm-hmm. Perché secondo te funzionate, Evan? Intanto chi ha detto che funzioniamo? Gabo mi ha detto che funzionate. Io di Gabo mi fido. Comunque, banalmente, perché nessuno da... cioè nessuno dei due è una persona che quando discute dice ok sì hai ragione, oppure ok no hai torto, ma cerchiamo di... cioè, ok. È un po' stressante perché parliamo un sacco, parliamo troppo, discutiamo troppo, però... è anche l'avere sempre un secondo punto di vista, e cerchiamo sempre di vedere al di fuori di quello che vede l'altro per cercare un po' di... Ho capito. Se è possibile, perché magari una cosa è giusta punto e sbagliata punto, no? Però... quindi non può... avete 12 anni, praticamente. Quasi. Quindi sì, diciamo che il punto di forza è quello, e poi penso che entrambi siamo particolarmente bravi a... leggere il gioco, a conoscere il gioco, quindi da quel punto di vista si parte con un'ottima base, poi se ci troviamo bene insieme a livello personale è un grosso plus. Ok, io sono soddisfatto del Gemo. Perfetto, no, se sei soddisfatto tu oggi sono siamo soddisfatto tutti. Assolutamente sì, quello così almeno pensa ad altro. Importante che sei soddisfatto tu, spero che sia soddisfatto. Non sono soddisfatto sessualmente, dopo ci sentiamo, non ti preoccupare. Guarda, per quello devi chiedere a qualcun altro o a qualcun'altra. Che sto a rischio del Gemo, infatti, non a te. Non no, ti no, trovo. Infatti. No, ma ci mancherebbe. Tanto ormai siete abituati a Roma, avete passato tanto tempo insieme. Mo perché tu non vieni? Non è che dici ti vuoi tirare fuori dalla cosa. Insomma, cosa tre? Quando arriva del Gemo? Certo. Va bene, ok. Stiamo andando nel delirio. Salutiamo, grazie, Evan, ringraziamolo tantissimo per essere stato qui con noi oggi. E un abbraccione, e a presto e alla prossima. In bocca al lupo per il Summer Split con qualunque squadra tu sarai. Grazie.